Il primo che parlò di profilassi fu Aaron Ninsovich nel mio sistema. Secondo Ninsovich, la profilassi era rappresentata da due esigenze. Uno, bloccare, limitare le spinte liberatrici di pedone dell'avversario. Il secondo obiettivo invece della profilassi era la superprotezione, un concetto ancora più oscuro. Bene, incominciamo col vedere il primo. Premetto subito che la profilassi moderna, quella che poi studieremo nel secondo video con Karpov, Petrosian, eccetera, è una cosa completamente differente. Però è importante, diciamo, conoscere anche da un punto di vista storico queste idee. Bisogna conoscerle perché talvolta possono essere utili. Vediamo la prima partita. Nel mio sistema, Nimzovic fa vedere varie mosse profilattiche, cioè che tendono a evitare le spinte liberatrici dell'avversario. In questo caso, per esempio, nella sua partita contro Blackburn, il bianco minaccia D4. Allora lui gioca una mossa preventiva, torre E8. Lui definisce queste mosse una misteriosa mossa di torre. Perché? Perché noi sappiamo che le torri dovrebbero stare sulle colonne aperte. Ora, qui chiaramente la colonna è ultra chiusa, la colonna E, perché ci sono questi due pedoni fissi, ma in realtà fissi relativamente, dice Nimzovic, perché se il bianco giocasse D4, ecco qui che con E per D4 la colonna si apre e quindi la torre avrebbe una sua funzione. Secondo esempio di mossa misteriosa di torre, sempre tratta dal mio sistema, dice Nimzovic, cosa vuole fare il nero? Vuole spingere C5. Innanzitutto un piccolo inciso. Come vedete, Nimzovic mette il punto su questo particolare processo del pensiero, e cioè, cosa minaccia il mio avversario? Questo è un buon punto d'inizio per un discorso sul pensiero profilattico, quindi ne riparleremo. Bene, dicevo, il nero minaccia C5, questa spinta liberatrice. Ecco perché, secondo me, dice Nimzovic, il bianco dovrebbe giocare torre FD1. Una mossa, anche in questo caso, una misteriosa mossa di torre. Perché mettersi su una colonna ultra chiusa? Ma perché appunto si basa sul concetto che dopo C5, D per C5, la torre bianca esercita una pressione sul pedone di 5. Terzo esempio, sempre tratto dal mio sistema. Questo è ancora più misterioso, questo esempio. Abbiamo una struttura, diciamo, con il centro bloccato, ricorda tantissimo quella della difesa stigliana. In pratica il bianco, il piano del bianco è quello di attaccare sul lato di donna, quindi A3, B4, C5, tutte le spinte pedonali che ho evidenziato con le freccette verdi. Viceversa il nero vuole giocare F5. Cosa deve giocare il nero, secondo Nimzovic? Una terza mossa misteriosa di torre A7. Già questa è misteriosa, la seconda è ancora più misteriosa. Un raddoppio di torri su una colonna strachiusa. Questa è chiusa, questa colonna, per via di questi due pedoni. Però giustamente dice Nimzovic, ma proseguiamo un attimo nella partita. Donna B2, donna D8, B4, prima o poi il bianco deve eseguire questa spinta, ed ecco che la colonna A si è aperta. Donna B8, perché donna B8? Perché se adesso il bianco mangia, ecco, donna per A7, e qui è evidente. Il nero ha conquistato la colonna, l'unica colonna aperta della scacchiera. Torniamo un attimo indietro, quindi giustamente Nimzovic continua con torre FB1 nelle sue analisi, torre F8, si centralizza C5, il bianco realizza il suo piano di spingere in C5, c'è un cambio generalizzato, torre A3 minaccia il cavallo, lo difendo, alfile C8, C6, cavallo E8, insomma, è finalmente tutto pronto per eseguire la spinta F5 del nero. Quindi, altro esempio di profilassi, secondo Nimzovic,
profilarsi contro le spinte liberatrici dell'avversario. Questa, secondo lui, era quello che doveva servire la profilassi. Ovviamente Nimzovic nel mio sistema fa vedere anche partite di altri giocatori per dimostrare che non è solo lui che la pensava così. Questo è un quarto esempio di misteriosa mossa di torre, è giocata addirittura da Capablanca. Qual è il piano del bianco? Vedete però, ecco, questo è il bello di questo modo di pensare, cioè non concentrarsi sui propri pezzi, ma concentrarsi sulla domanda principe degli scacchi, e cioè cosa minaccia il mio avversario? Allora dice Nemzovic, qui l'avversario di Capablanca, col bianco, quindi questo Kupčík, minaccia H3-G4 di attaccare sul lato di re con questa spinta liberatrice, la chiama lì. E Capablanca fa due mosse, H5, torre F1, torre H6, oh, questa mossa è piaciuta tantissimo a Nemzovic, una misteriosa mossa di torre, effettivamente è misteriosa all'apparenza, perché questa colonna è strachiusa, però in realtà se il bianco diciamo giocasse G4, è chiaro che si aprirebbe. Il bianco ha giustamente deciso di tirar fuori l'alfiere cattivo dalla catena pedonale, e finalmente, eccolo, viceversa, Capablanca inizia col suo piano, con le sue spinte liberatrici. Attacco sul lato di donna. Quindi vedete il piano di Capablanca. Con torre H6 ha eseguito una profilassi, cioè ha tolto al bianco la possibilità di fare un piano attivo sul lato di re con H3 e G4. Perché ora se lo facesse si ritroverebbe con il re bianco sulla stessa colonna della torre H6. Poi, tranquillo, ha fatto il suo piano di espansione sul lato di donna. È un piano molto bello, sto proseguendo, ecco, bellissimo. Questa situazione è proprio esemplare. Il nero ha, diciamo, bloccato ogni controgioco del bianco sul lato di re e poi ha demolito la base della catena pedonale del bianco. Questo è proprio l'ideale per Nemzovic. B3. Infatti, dopo pochissime mosse, il bianco ha abbandonato in questa posizione. Bene, ci sono altri esempi? Sì, Nemzovic ne porta un altro, sempre di una sua partita. Stesso discorso, cosa minaccia il bianco? Il bianco minaccia G4, quindi mossa misteriosa di torre, torre H8. Ecco, per lui profilassi è questo, queste mosse misteriose di torre per evitare le spinte liberatrici, cioè nel senso che se adesso fa G4 è chiaro che dopo, ecco qui, è ovvio che una, e perderebbe il pedone B2, quindi è chiaro che torre H8 serve a impedire G4. Vediamo un attimo, perché dopo questa quinta mossa di torre che stiamo vedendo, in realtà ne vediamo un'altra. Ecco, in questo momento Nemzovic ne ha eseguita un'altra, quindi una sesta misteriosa mossa di torre. Mi piace molto, calco il termine misteriosa perché mi piace il modo di parlare di Nemzovic, dei suoi commenti. Sono sempre esoterici. Torre F8, anche questa è una misteriosa mossa di torre. E la colonna F è chiusa. Però in realtà il nero vuole spingere in E5 ed aprire la colonna F. Difatti, se guardiamo qualche altra mossa, ecco qui, E5, mangio, mangio, e già la colonna F si è aperta, e la torre mette i raggi X, il re bianco, torre H4, G5. Qui già osserviamo, per esempio, se il bianco cattura il pedone, scacco, scacco con la misteriosa torre in F8. Quindi tanto misteriosa non è più. Il bianco in partita ha giocato torre B4, scacco, ecco la torre si è attivata e dopo due altre mosse il nero ha abbandonato. La posizione del bianco è catastrofica, ma in ogni modo a noi interessava la misteriosa mossa di torre, quindi
Domanda, ma solo ai tempi di Nimzowitsch si giocava così? No, assolutamente. Questo per esempio è un esempio del 98 sullo Stonewall. Qual è l'obiettivo dello Stonewall? Uno degli obiettivi dello Stonewall è spingere col nero E5, 6 e 5. Il bianco però sta controllando efficacemente la casa 5 con i due cavalli e ovviamente col pedone di 4. Ora, può il nero eliminare uno di questi difensori? Sì, infatti alfile H5 serve appunto a catturare alfile per F3. E il bianco gioca una misteriosa mossa di torre, torre 1. L'idea è semplice: se adesso il nero cattura F3 con l'idea di poter eseguire la sua spinta liberatrice, il bianco gioca E per F3 ed ecco che la torre è attivissima. Altro che misteriosa mossa di torre. Infatti in partita poi qui dopo torre 1 il nero ha giocato semplicemente H6, ha cambiato piano, ha pensato giustamente gioco G5. Vabbè, comunque poi ha perso dopo qualche mossa, anche perché cavallo per E5, G per E5, vabbè, ha eseguito la spinta E4, vedete bene che quindi la torre E1 ha una sua funzione, no? Non è tanto misteriosa. Comunque era solo per dimostrare, insomma, che questo concetto delle misteriose mosse di torre è un concetto valido tuttora. Questo è un esempio tratto da Dvoreschi, una partita di Dolmatov contro Beliavsky, in cui Dolmatov ha giocato torre AB1, una misteriosa mossa di torre, dice Dvoreschi. Perché effettivamente a che diavolo serve la torre lì? Per spiegarlo dobbiamo pensare, ma cosa minaccia il nero? Qual è l'idea del nero in questa posizione? Il nero vuole fare la spinta di liberatrice D5, a cui il bianco risponderebbe con alfile per alfile, re per alfile, B4, e chiudendo, murando vivo l'alfile B7, diventa molto molto cattivo perché non potrà mai più spingere in C5. Quindi il problema del nero è questo pedone B. Può eliminarlo? Sì, certo, può eliminarlo se lo cambia prima, cioè se segue B per A4 e poi la spinta liberatrice di 5. Adesso dopo alfile per alfile adesso il bianco non ha più un pedone in B4 e quindi il nero può pensare a eseguire la spinta C5. Però attenzione, si è aperta la colonna B ed ecco perché quindi in partita Dolmatov giocò questa misteriosa mossa di torre. Per la cronaca, cosa è successo in partita? In partita Beliavsky giocò D5. E infatti dopo alfile per F8, re per F8, B4, si è ritrovato in gravi difficoltà per via di questo alfile. Continuo altre due mosse, mangia, alfile per E4, bella questa mi piace molto. Osservate, non gioca cavallo per E4, gioca alfile per E4. Perché? Perché se il nero lo cattura, questo cavallo avrà un ottimo avamposto nella casa C5. Quindi dicevo, ha mangiato di alfiere, Beliavsky ha cambiato ancora il pedone. Bene, qui ci possiamo fermare, è perché è evidentissimo il vantaggio del bianco. L'alfiere B7 è murato vivo, la colonna C aperta contro il pedone C6 arretrato, quindi debole, insomma, il bianco sta bene. Quindi torre AB1 era una misteriosa mossa di torre utile. Cos'altro dire sulle misteriose mosse di torre? Solo due punti, solo un punto anzi volevo farvi notare. Questo è un esempio tratto dallo stesso Nimzowitsch, il mio sistema. Cioè Nimzowitsch giustamente dice, attenzione che non tutte le spinte liberatrici sono corrette. E qui infatti riporta questa posizione della difesa estindiana
in cui la spinta liberatrice F5 tipica del nero è sbagliata. G per F5 perché cavallo H5 seguita da F4 e il bianco ha un attacco, ha una struttura pedonale migliore. Se siete interessati a questa struttura pedonale potete guardarvi la video lezione 2, quella sulla difesa estindiana variante Serawan, che tratta proprio questa struttura pedonale. Va bene, comunque era solo per dire insomma che anche Nemzovic si rendeva conto che è da valutare il fatto delle spinte liberatrici, non tutte le spinte liberatrici sono buone. E inoltre volevo sottolineare anche un altro punto. Nel primo esempio, quello in cui la misteriosa mossa di torre di Nemzovic con torre 8 per evitare la spinta di D4, una curiosità, mi sono andato a prendere la curiosità di vedere ma come è andata a finire poi la partita contro Blackburn. Vediamo. Cavallo H4, giustamente torre 8 impedisce D4, bene, allora Blackburn ha pensato giustamente e va bene, uso la colonna F aperta per metterci il cavallo in F5, cavallo F5, re H8, G4, e il bianco vuole fare un'altra spinta liberatrice in G5 e Nemzovic fa una mossa che lui dice una misteriosa mossa di donna, accidenti, le conosce tutte lui. E cioè fa donna di 7. Perché donna di 7 è una mossa misteriosa? Perché se adesso il bianco spinge G5, il nero fa G6, cavallo G5, F5. Blocca, ecco la donna di 7, questa serve a proteggere il pedone F5. Una bella idea. Quindi è pieno di queste mosse misteriose. Il bianco non è scemo, perché Blackburn era un forte giocatore d'attacco, uno che sapeva giocare a scacchi, infatti cavallo F2, A5, A3, B5, torre D1, segue qualche mossa, cosa succede? Ecco, il nero attacca sul lato di donna, si apre una colonna aperta, si apre la colonna A, Nemzovic sapeva perfettamente cosa fare, occupare la colonna e entrare in settima. Il bianco gioco C4 e qui la catastrofe, invece di giocare G6 per cacciare via quel cavallo, subito fedele ai suoi principi giocò torre A8, donna F3, torre A2, benissimo, sono entrato in settima. E qui Nemzovic già si guardava intorno, ho vinto, quando quel cretino di Blackburn gli fa G5. Come G5? Ma non l'avevo bloccata, non avevo fatto la misteriosa mossa di donna? Ma questo Blackburn non sa proprio giocare. E quindi G6? Ecco, il problema è che adesso il bianco deve spostare il cavallo indietro. E no, purtroppo Blackburn, che era un fortissimo giocatore d'attacco, giocò cavallo G4. Accidenti, sacrificio di cavallo, è un sacrificio per modo di dire, perché c'è un doppio pericolosissimo in F6, e Nemzovic a questo punto è stato obbligato ad accettare il sacrificio, cavallo per F6, minaccia la regina, cerca, attacca la regina bianca, ma si sposta, donna C6, mangia, cambia, e per F5, e a questo punto il buon Nemzovic si rende conto che ha partita persa e ha abbandonato. Ora, questo per dire cosa? Non per parlare male del povero Nemzovic, ma per dire, insomma, attenzione che non è che si campa solo di mosse misteriose, Poi ci vuole anche il calcolo, la tattica e così via. Perché Nemzovic era bravo a far vedere esempi, si fermava lì, la mossa misteriosa di torre, la mossa misteriosa di donna, e poi, semmai la partita te la perdeva. Bene, il secondo argomento invece che Nemzovic ci metteva in evidenza era la superprotezione. La superprotezione, qui c'è veramente molto da discutere. Lui riporta questo esempio, una sua partita contro Alekhine. Dice, il mio pedone D4, dice Nemzovic, sta limitando la mobilità dei pezzi del nero, la file B6, il cavallo C6,
Quindi quello è il mio punto forte. La mia strategia è rafforzare la difesa di quel punto di 4. E quindi inizia a giocare. Torre a D1 non ha un senso, è semplicemente per rafforzare il pedone di 4. Torre A8, torre D2 vuole triplicare i pezzi pesanti su una colonna completamente chiusa, diciamo tre mosse misteriose di torre. Donna G5, torre F1, ecco qui. Non so come definire questi tre pezzi. Nimzowitz dice che sono fortissimi perché stanno super proteggendo il pedone di 4. In effetti il povero Alekhine non era in giornata quel giorno, perché effettivamente cavallo B5 che minaccia il pedone C7, alfile B8, qui Nimzowitz ha giocato torre E2, ma non è migliore. Facciamogli giocare la mossa migliore, cavallo D5. Beh, insomma, è vero, qui onestamente il bianco sta meglio, ma sta meglio per la superprotezione del pedone di 4 o perché ha i pezzi più attivi? E perché il nero, insomma, siamo onesti, questo alfile B8, io mi posso chiamare pure Nimzowitz, però chiedo scusa, pure Alekhine, però se metto l'alfile in B8, insomma, non è che posso sperare poi grandi cose della partita. Leggiamo il commento di Watson sul libro Un secolo di scacchi, a pagina 128, che dice: l'unico elemento della costruzione teorica di Nimzowitz che sarebbe poi stato ignorato o respinto dai suoi successori fu proprio la superprotezione. E infatti questo è il concetto. Cioè, è vero, ci sono dei casi, come in questo caso, in cui forse, probabilmente, è buona questa idea della superprotezione, ma in realtà il fatto che tanti pezzi attivi stanno lì passivamente a proteggere il pedone di 4, in realtà quei pezzi sono superflui, cioè hanno come obiettivo la stessa casa, quindi in pratica non servono a molto. Quindi il concetto fondamentale, i grandi maestri moderni hanno tutti cancellato la teoria della superprotezione come metodo di profilassi, quindi non ve ne voglio parlare, mi limiterò a farvi vedere l'immortale della superprotezione, pubblicata nel 1929, commentata dallo stesso Nimzowitz, d'altra parte la sua prosa immaginifica la vedremo benissimo, e la partita è Nimzowitz Systemson. Il bianco gioca E4, E6, H4, commento di Nimzowitz: aspettate ancora un attimo e davanti ai vostri occhi si schiuderà un miracolo di superprotezione, di una bellezza mai vista su questa terra. D5, E5, Nimzowitz era fissato con la francese e con la variante di spinta. C5 di qua, C5 di qua, H5, vado velocemente, sottolineo solo i punti fondamentali. I commenti completi a questa partita sono stati pubblicati da vari autori, per esempio da Keane nella sua bibliografia, sulla sua biografia di Nimzowitz. Ora attenzione, donna H2, un attimo solo, qui su questa mossa, quando ho visto questa mossa mi sono un po' paralizzato. Il commento di Nimzowitz è questo: il bianco ha meravigliosamente completato il suo sviluppo. Com'è? Ma se stanno tutti i pezzi a casa? E passa subito a super proteggere il pedone E5. Contro questo piano il nero non ha difesa. Qui veramente mi sono venuti un attimo di dubbi, di angoscia. Se osservate, Systemson in inglese significa il figlio del sistema. Ma il mio sistema è proprio il suo libro. Non lo so, questo sembra un nome finto. Va bene, continuiamo a vedere qualche altra mossa. Cavallo F5, file di 3, cavallo C6, non li commento perché commento solo i punti fondamentali. Alfile F4, due punti esclamativi. Osservate come il bianco stia super proteggendo il pedone E5, no? Con i suoi pezzi. È tipico della super protezione. Adesso fa, dove arroccherà Nimzowitz? Dal corto o lungo? No, re 2. Una mossa straordinariamente profonda, scusate ma mi viene da ridere.
Il bianco si appresta a portare avanti la sua strategia di superprotezione con eccezionale vigore. Boh, vediamo. Cavallo E1. A che serve? A superproteggere sempre E5. Torre PC2. Torre E1! Osservate, tutti i pezzi del bianco, come dei pazzi, stanno proteggendo E5. Cioè, io non lo so. Io dovrei credere alla superprotezione. Ma vabbè. Commento di Nimzovic, il bianco va avanti con la sua superprotezione. Ma, vabbè, contento lui. A5, Re D1, Torre C6, Torre 2. Oh, qui, attenti. Il nero fa una mossa che lui, il nero è, non lo so, è appunto il figlio del sistema. Gioca Re E7. A che serve il Re E7? Dice Nimzovic, serve a superproteggere il pedone E6. Accidenti, ma chi diavolo stava attaccando il pedone E6? Il commento a Re 7 è introdotta nella prassi dei tornei dal sottoscritto. Il re superprotegge E6. Vabbè. Torre H1, torre 8, cavallo F3, F8, G4, che... Ecco, qui adesso, vi ricordate, no? Questa donna in H2. Adesso il bianco gioca donna H7 e commenta. I lettori potranno ora comprendere il magistrale intuito della mossa donna H2. C per F3. Scacco matto. Accidenti. È veramente l'immortale della superprotezione. Fantastico. Però, onestamente, io penso che anche voi siano venuti gli stessi dubbi miei. E infatti, vi devo rivelare. Questa partita è una bufala. È un falso pubblicato, è vero, nel 1929, ma in realtà... L'autore era il grande maestro Hans Kmok. Chi è Kmok? È l'autore di un libro famosissimo, La Bibbia delle strutture pedonali, e cioè Pawn Power in Chess, tradotto in italiano dall'editore Prisma col titolo Il pedone, l'anima degli scacchi, un noto proverbio di Philidor. Kmok, perché si mise a sfottere clamorosamente? Insomma, perché è chiaro che questa partita è una follia. Perché si mise a sfottare Nimzovic? Perché la superprotezione è un'idiozia totale. Bruciate le pagine del mio sistema in cui parla di superprotezione. Anche in questo caso vi leggo cosa dice il maestro internazionale Watson, sempre nel Secolo di Scacchi, a pagina 129. E dice, mi vengono in mente ben pochi esempi pratici in cui abbia un senso l'idea di rendere volontariamente passivi i nostri pezzi, solo per dirigere tutta la loro potenza contro un unico punto critico, come in questo caso che il bianco ha super protetto come un pazzo il pedone 5. Difficilmente oggi troverete un teorico o tantomeno un giocatore disposto a riconoscere l'utilità della super protezione. Insomma, riassumendo, quello che conta oggi è la vale di più la teoria dei pezzi superflui di Dvoreschi. Ma perché qui i pezzi bianchi sono in realtà superflui, tutta la difesa del pedone 5. La superprotezione eliminata, buttatelo via insieme al mio sistema, perché come vedete anche la teoria delle profilassi contro le spinte liberatrici, sì, vabbè, è una simpatica idea, la conosciamo, si legge, qualche volta si gioca, però onestamente non ha niente a che vedere con la profilassi, quella dei grandi maestri moderni come Karpov, come Petrosian, che poi vedremo nel prossimo video.